Grazie Presidente, grazie Ministro per questa informativa che sicuramente è stata utile. Però speravo che ponesse di più l'accento sulle speculazioni, invece in realtà ne ha fatto un accenno. Va bene lo stesso, a noi va bene, però dobbiamo veramente accendere un faro su ciò che sta succedendo oggi. E ieri sera, lo ammetto, colleghi, pur avendo delle nozioni tecniche, ieri sera brancolavo un po' nel buio nel parlare di tariffe dell'energia, però poi è stato illuminante un articolo comparso sulla stampa, anzi un editoriale del professor Cottarelli, uscito ieri sulla stampa, che mi ha illuminato su come viene creato il prezzo nelle bollette e a livello internazionale. Ebbene, nelle bollette elettriche, per quanto riguarda il mercato tutelato, che comunque rappresenta la maggior parte delle utenze in Italia, il prezzo è fatto grazie a delle regole stabilite dalla legge applicate da ARERA. Ebbene, queste regole prendono in considerazione molti fattori: il costo di produzione dell'energia, le infrastrutture per trasportarla, le risorse umane. Ma il costo dell'energia è basato in questo calcolo grazie al TTF, cioè alle quotazioni internazionali. E questa quotazione internazionale è molto alta. Perché è molto alta? Per quello che è successo ultimamente negli ultimi anni. La pandemia, c'era molta abbondanza di domande, di offerta di gas, ma poche richieste. Finita la pandemia, tutti hanno iniziato a produrre a mille, quindi tutti hanno avuto bisogno di energia e la quotazione è schizzata in alto. Ok? Quindi è molto alto, e tanto che è decuplicato il valore della quotazione internazionale. Ma è ben diverso da ciò che è successo sul prezzo dell'importazione del gas, che è tutta un'altra cosa. E questo calcolo lo fa l'Istat. Ministro, attenzione, la prego, un secondo di attenzione. Ministro Cingolani, la prego. Ok. L'Istat, grazie alla banca dati CoeWeb, ci illustra sul fatto che il prezzo dell'importazione del gas è nettamente inferiore rispetto a quella quotazione TTF. E lo fai con un semplice calcolo: totale importazione diviso quantità importate. Ed è molto più bassa, è cresciuto sì del 58%, ma molto meno rispetto al 550% dell'impennata del TTF. E questo è scandaloso, perché le nostre bollette sono ancora fissate sul TTF. E quindi bisogna fare qualcosa per intervenire, ma bisogna intervenire adesso. Perché adesso? Perché l'ultima delibera dell'ARERA è del 30 dicembre 2021, la prossima sarà del 30 marzo, e se noi interveniamo entro il 30 marzo, le bollette dei prossimi mesi saranno alte, come sono state le ultime degli ultimi mesi, ma saranno probabilmente ancora più alte. Dobbiamo intervenire subito, capire come fare. ARERA è un'autorità indipendente, noi non possiamo intervenire se non con le leggi, lei ha il governo anche, però troviamo il modo per fare qualcosa, perché non si può andare avanti così. Ma mi sono chiesto, ma chi è che importa il gas in Italia? Sinceramente qualche articolo l'ho trovato. Abbiamo un colosso partecipato dallo Stato che si chiama Eni, insieme ad altri probabilmente importa il gas. Ma non solo importa il gas, ma gestisce anche le strutture, insieme ad altri, che servono per importare il gas. Ma in più lo produce anche il gas. E lei stessa ha detto che il costo di produzione del gas è molto basso. Quindi qualche sospetto mi viene, ma sto parlando di sospetti. Se poi guardo gli utili di Eni, trovo che nel 2020 ha fatto 1,9 miliardi di utili, nel 2021 9,67 miliardi di utili. Quindi qualche sospetto ce l'ho, che magari anche noi come Stato potremmo fare qualcosa, visto che questa si tratta di una partecipata pubblica. Però veramente facciamo il possibile per intervenire su questo, sulle regole che stabiliscono il prezzo della bolletta, perché sì, ha senso intervenire per riparare ai danni creati dalle bollette agli imprenditori che hanno chiuso, a quelli che non possono produrre perché l'energia costa troppo. Interveniamo, è necessario uno scostamento, interveniamo. Ma adesso che ci siamo resi conto che il costo della bolletta è quello il motivo per cui ci sono i danni, allora interveniamo ora sul costo della bolletta, perché sennò non possiamo andare avanti così. Vada avanti, Presidente. Ho visto che ognuno sta strumentalizzando questo problema a suo piacimento. C'è chi ha nominato le biomasse, chi ha difeso logicamente il gas, c'è anche chi ha citato il nucleare. Ecco, Presidente, Ministro, facciamo in modo che non avvenga questo. Facciamo in modo che non avvenga questo, facciamo in modo che la transizione ecologica continui. Quindi continuiamo a investire sulle rinnovabili, come lei sta facendo, e apprezziamo il suo lavoro sul PNRR, ma cerchiamo di fare veramente il possibile affinché vengano tutelate anche le comunità energetiche, su cui noi abbiamo investito molto come Movimento 5 Stelle. Ma
Bisogna fare il possibile per raggiungere la transizione ecologica apportando meno danni possibile. Quindi se il carbone è necessario adesso per intervenire perché abbiamo bisogno di energia in questo momento, può starci, ma deve essere una cosa molto limitata nel tempo. Proteggiamo le rinnovabili, proteggiamo il nostro paese. Grazie.